Ha mai conosciuto Giuseppucci, detto Franco il Negro? Sì, sì. Come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto perché nei discorsi che stanno a cavallo tra il momento della frequentazione mia di De Felice e Semerari e la creazione di Costruiamo l'Azione, si era già posto il problema di così accedere a fonti di finanziamento. Ripeto, io non avevo nessuna esperienza, quindi il professor Semerari, che aveva rapporto professionale, aveva un rapporto con Giuseppucci perché faceva delle perizie, ha fatto delle perizie, così me lo presentò attraverso Semerari. Sì, sì. E poi così ci fu uno è sviluppo. È vero che Giuseppucci le chiese di custodire delle armi? Sì, esattamente, un sacco di... Quindi conferma quanto ha già dichiarato a proposito di queste armi, sì, custodite. Lei ha detto: non posso escludere ci fosse il MAB del tipo di cui ho detto, ma se lo ricorda o no questo particolare, che fra le armi affidate ci fosse uno di quei MAB? No, non è così la questione, no. La cosa è così, Giuseppucci mi affidò un sacco di tela molto alto con delle armi che erano di Giuseppucci. Io portai queste armi da Italo Iannilli a Tivoli. Lì successe un inconveniente dovuto proprio al fatto che lei prima recitava della differenza organizzativa tra il Nord e Roma, cioè a Roma era un pochino meno rigido il fatto organizzativo, quindi alcune persone del gruppo si recarono lì prelevando varie armi e Italo Iannilli non percepì o non ricordò che questa non era la nostra dotazione di armi. Quindi io mi trovai poi nella condizione di trovare questo sacco depauperato del suo contenuto e per questo subì il primo sequestro poi della mia storia ad opera però del gruppo di Giuseppucci e fui liberato e Mariani, Scorza, Mario Rossi ed altri consegnarono alle persone che mi avevano sequestrato delle armi che però non erano le armi di Giuseppucci in quanto si erano disperse tra varie persone, ma erano altre armi, erano armi nostre. Tra queste armi io sono quasi certo, direi certo, anzi perché erano quelli mitra che erano a disposizione, che c'era uno o due di questi mitra MAB modificati in quel modo. Ecco, questa è, diciamo, sinteticamente la storia. Semerari le ha mai parlato di rapporti che aveva con i servizi segreti? E specificamente con chi? Dunque, guardi, io non... È un po' un discorso, diciamo, che ha per me una sua ambiguità di ricordo, nel senso che questo discorso del rapporto con i servizi segreti era un argomento un pochino spinoso, quindi tutti tendevano ad escludere di avere rapporti con i servizi, salvo poi lasciar capire che questi rapporti c'erano e potevano essere sfruttati. Io gli episodi che posso ricordare, nessuno di questi episodi così è riferibile proprio a qualche dato specifico, insomma, ecco. Naturalmente c'è anche da dire che questo è anche un po' un discorso al senno di poi, nel senso che Semerari aveva professionalmente dei rapporti con tutta una serie di persone che andavano da istituzioni, quindi a stessi servizi segreti, quindi era un po' difficile discriminare i rapporti che erano poi professionalmente giustificati da rapporti di altro tipo. Per quanto riguarda i discorsi così un pochino che facciano riferimento a questa area, non so, ricordo che all'epoca del sequestro Moro c'era questo suo collega, c'era Gutile, di cui lui diceva fosse legato ai servizi americani e che comunque in quel momento professor Ferracuti, di cui il professor Semerari diceva che era legato a questi servizi americani, in quel momento era uno degli esperti del Viminale per il sequestro Moro e, diciamo, fu, tra virgolette, lievemente divertente la cosa, perché il professor Semerari sosteneva che non poteva resistere, essendo un pochino logorroico, questo è un suo giudizio, che non poteva resistere dal poi così metterci a parte dei segreti, e infatti poi lui ci descrisse una serie di cose che erano gli scenari che eventualmente dovevano entrare in azione nel caso di liberazione di Moro, insomma, comunque una serie di cose. Ma tra questi personaggi che lei ha conosciuto, specificamente Semerari, Signorelli, De Felice, eccetera,
C'era qualcuno che sosteneva la necessità nella lotta politica che conduceva la destra eversiva di apparire all'esterno come frazionati e mentre lo spontaneismo come facciata e una sostanziale direzione strategica unitaria. C'era qualcuno che sosteneva questa? Questo ha diverse chiavi di lettura, nel senso che una cosa di questo tipo, che poi è stata anche definita come teoria dell'arcipelago in vari modi, così era anche la posizione mia di Calore, nel senso che poi questo giornale, comunque una serie di iniziative, non dovevano costituire dei fattori organizzativi vincolanti e rigidi, ma dovevano stabilire una direzione e quindi anche provocare poi delle azioni che in modo necessitato sarebbero andate in una certa direzione, indipendentemente dal fatto di averle progettate. Quindi ci poteva essere il gruppuscolo che, seguendo certe indicazioni, per suo conto decideva di fare, che necessariamente, se tutto era studiato in un certo modo, doveva muoversi in una certa ottica. Questo dal nostro punto di vista. Da altri punti di vista questo discorso era un pochino diverso e praticamente fu alla base poi anche della rottura con De Felice, nel senso che De Felice, mentre all'inizio si dimostrava così pienamente favorevole a tutta una serie così di cose, nel prosieguo si dimostrò, volle tornare, farci tornare, o probabilmente era una nostra ingenuità non averlo capito, cioè che lui intendeva molto diversamente questo modo di fare politica e intendeva appunto anche in qualche modo filtrare attraverso poteri consolidati, quindi il discorso dello spezzettamento e della non unitarietà ha anche un'altra chiave di lettura, insomma. Ecco. Comunque il gruppo di Costruiamo l'Azione era d'accordo su questo orientamento? Sì, certo, fondamentalmente d'accordo, sì. Lei ha dichiarato: è opportuno precisare che esisteva sin dall'inizio un centro di direzione politica parallelo a Ordine Nuovo ed occulto ai suoi militanti, rappresentato dai fratelli Fabio e Alfredo De Felice. Costoro assicuravano i collegamenti tra settori militari e politici ufficiali e organizzazioni eversive di destra. Lei conferma questa dichiarazione? Sì, la confermo. E su quali fatti concreti basa questa affermazione? In quali occasioni si è venuto in evidenza questo collegamento fra settori militari, fra il gruppo De Felice, cioè fra settori militari e politici ufficiali e organizzazioni eversive di destra, per quanto a sua conoscenza. Io faccio riferimento a discorsi fattimi dai De Felice e confermati poi da alcune circostanze. Per quanto riguarda il discorso dei legami, sostanzialmente che fosse stato stabilito, che poi fosse così avvenuto nella realtà, c'era stata una specie di divisione. Infatti, come ho detto, pur se tutti e due i fratelli De Felice avevano partecipato e contribuito al progetto di colpa, ad esempio Gelli lo conosceva soltanto Alfredo, per un motivo, perché Alfredo si occupava di contatti con un mondo politico esterno, ufficiale, quindi con settori che potevano alla luce del sole svolgere un certo tipo di azione politica, ed infatti è l'ambiente più legato a un'idea, diciamo così, di golpe bianco. Fabio De Felice è sempre stato invece a metà tra le organizzazioni eversive e questi ambienti, il cui collegamento era assicurato invece da Alfredo, e questo mi è stato confermato sia da lui, che mi parlava ad esempio del fatto che i primi numeri di Ordine Nuovo, Azione, i primi numeri di Anno Zero, così, poi erano stati scritti a casa sua da lui e dal fratello, composti da una persona che ha avuto un ruolo molto marginale, ma comunque che è del luogo, e quindi c'era questa partecipazione al massimo livello, a livello proprio organizzativo, a livello di indirizzo teorico, a livello politico. In secondo luogo, quando si trattò di operativamente mettere in piedi questa organizzazione, De Felice divenne opportuno chiamare la moglie di Graziani, con la quale avemmo vari incontri, che lo rimise in contatto intanto con ambienti che erano di persone che erano in Italia, del vecchio Ordine Nuovo tipo pugliese, e in ogni caso si fece tramite perché Graziani desse il suo assenso a che De Felice pubblicamente questa volta gestisse questa nuova fase della storia di
questo gruppo, che se vuole può essere la continuazione di Ordine Nuovo, o comunque nell'ottica di De Felice poteva essere la continuazione di Ordine Nuovo. Quindi praticamente De Felice ricevette da Graziani l'assenso a, per così dire, uscire allo scoperto, perché fino a quel momento i militanti di Ordine Nuovo ignoravano che poi ci fossero stati contatti frequenti, ci fossero state elaborazioni politiche comuni tra De Felice e Graziani, che formalmente invece era il capo ufficialmente riconosciuto. Ecco. Questo diciamo un po' in sintesi. Lei nell'estate del 78 è stato in Sicilia insieme con Signorelli. Sì. E fu coinvolto in una rissa. Sì, diciamo così. Vuole esporre tutto quel fatto? Noi eravamo in Sicilia, ospiti a casa di Roberto Incardona, quindi ero perché io. Perché c'eravate andati? Beh, eravamo andati con un doppio scopo, uno era la vacanza e un altro era ristabilire o comunque approfondire dei contatti con dei gruppi locali che facevano poi riferimento a questo Roberto Incardona, di cui comunque lui era la persona più rappresentativa. Infatti avevamo così delle cene, degli incontri con varie persone, si discuteva di organizzazione politica al sud. Un giorno, non ricordo precisamente a quale momento dall'arrivo, ci recammo a pranzo in una località fuori Palermo e poi avevamo un appuntamento all'Estrabar di Palermo, che è un noto punto di ritrovo di ambienti di destra. Andando verso l'Estrabar, io ero davanti e Signorelli mi seguiva un po' di passi, diciamo come si fa normalmente, così passeggiando. Mentre stavo per arrivare vidi una volante della polizia che andava in direzione opposta, sirene spiegate, con dentro una persona che dovevamo incontrare, Roberto Miranda, che era tutto sanguinante e così. Era Roberto Miranda. Io affrettai il passo e mi trovai davanti l'estra bar, c'era un gruppo di persone tra cui appunto alcune persone dovevamo incontrare e assembramenti vari di gente. Mi avvicinai a questo gruppo curiosando, guardando. A questo punto voglio evitare così delle polemiche, probabilmente io non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti, cioè lo ricordo in un modo, nel senso ricordo di essere stato afferrato e cercavano di farmi entrare su un'automobile che aveva lo sportello aperto da due persone in borghese. Io per divincolarmi, mi sono divincolato e poi ho colpito con un pugno una di queste persone che è caduta in terra. Dopo essere caduta in terra si sono qualificati come poliziotti. Adesso può darsi anche che la dinamica tra la qualificazione e il pugno sia stata diversa, perché eravamo appena reduci da un pranzo, quindi non voglio insistere sulla mia completa patronanza. Comunque diciamo questo è andato così. Quindi fui caricato, casualmente questa persona che avevo colpito, mentre lì c'era la mobile, questa persona che avevo colpito era della Digos, perché lo stavano accompagnando a casa. Quindi vengo caricato su questa automobile e mi portano via alla mobile, insieme ad altre persone che avevano fermato lì. Dopo qualche ora che eravamo lì alla mobile, vengo chiamato e mi portano invece alla Digos. Alla Digos io entro nell'ufficio di, non so, un dirigente comunque così, e trovo Signorelli, che si era precipitato, era salito su un'automobile, insomma si era fatto portare anche lui lì, e che in modo che a me lasciò un pochino perplesso, praticamente mi garantiva presso la Digos, dicendo che era una brava persona, insomma. A me questo mi sconcertò lievemente, perché pensai che una garanzia di Signorelli significasse quantomeno essere immediatamente schedato, perché era già una persona nota. Comunque c'era un, suppongo che non fosse necessaria una denuncia, ma che ci sia un procedimento perché avevo colpito un pubblico ufficiale, quindi fui arrestato, insomma non fu inevitabile che fossi portato in carcere. Dopo un paio di giorni fui interrogato e rilasciato in libertà provvisoria. Tornai, quindi mi vennero a prendere, così tornammo a casa di Roberto Incardona. La sera fummo ospiti di un
una cena, così. Il giorno successivo Signorelli era uscito. L'avvocato. Come, scusi? Ricorda il nome dell'avvocato. Guardi, questo molte volte ho tentato di ricordare, ho descritto il tipo fisico così, però non lo ricordo assolutamente, almeno ora non... E il... come? Mi pare che lo Signorelli non... Forse, insomma, comunque non è... Non ho... Allora? Dunque, il giorno successivo Signorelli era uscito con la moglie, io ero solo in casa, e bussano alla porta, vado ad aprire e mi trovo di fronte una persona piuttosto alta, massiccia, con i capelli neri, che mi chiede se ci fosse il professor Signorelli. Io gli dico che era assente in quel momento, mi chiede di rimanere ad attenderlo, quindi entra e rimane. Attendendo Signorelli mi fa delle strane domande, chiedendomi se condividessi le stesse opinioni o comunque lo stesso tipo di attività politica di Signorelli. Io sinceramente non ricordo neanche come risposi, ma comunque in qualche modo un po' di imbarazzo. Torna Signorelli con la moglie e al vederlo impallidiscono proprio visibilmente e immediatamente, dopo aver brevemente salutato, si allontanano. Al ritorno fu lui a dirmi che questa persona era un appartenente ai servizi segreti, che lui aveva conosciuto una circostanza nel passato, che era lì a Lucciardone con una qualifica che a me sembra di ricordare come medico, sotto diciamo le vesti di medico legale o cosa, e che quindi aveva saputo del mio ingresso e tutta una serie di cose. E mi disse che avevano parlato perché lui aveva... lo aveva messo a parte del fatto che era lì perché i servizi pensavano che la destra stesse riorganizzandosi cercando di effettuare sequestri di persona, operazioni di questo genere in Sicilia, nel sud. E che la storia finì così, ecco, sostanzialmente. Disse il riferimento della conoscenza di come aveva conosciuto questo? Sì, mi disse che in anni molto precedenti lui era in carcere. La moglie aspettava di poter ottenere un permesso per il colloquio e non riusciva ad ottenerlo. E dalla moglie si avvicina a questa persona che si offrì di aiutarla e fece ottenere questo. Che l'aveva aiutato a risolvere i suoi problemi? Sì, a risolvere questo problema di permesso di colloquio. Questo è il suo racconto, insomma. Ecco. Lei ha conoscenza dell'organizzazione Lotta di Popolo? Sì. Cosa sa a proposito? Beh, insomma, molto poco. Faceva capo. So che faceva naturalmente capo. Lei non ne ha fatto parte perché si tratta di anni forse un po' troppo indietro per sì, esattamente. So che faceva capo. Con queste notizie che riguardano Lotta di Popolo, da chi ha preso l'informazione? Dai discorsi collettivi, nel senso anche direttamente dalla persona a cui faceva capo, che era Enzo Maria Tantini, che comunque già mi era stato in qualche modo, prima di conoscerlo, me ne era stata anticipata la conoscenza da Signorelli e da De Felice, dicendomi un pochino la sua storia politica, nel senso che era stato uno dei fondatori di Lotta di Popolo e quindi ecco, tutta una serie di elementi di le questo tipo. Le costa che ne facesse parte Signorelli? Di Lotta di Popolo? Veramente dell'organizzazione strutturalmente definita ritengo di no. Ma d'altra parte anche questo è un argomento un po' così, perché mi costa, ad esempio, comunque mi disse De Felice quando si discuteva di una serie di cose, che il manifesto programmatico di Lotta di Popolo era stato elaborato da lui, da Delle Chiaie e da Enzo Maria Tantini, che però poi non facevano parte né lui né Delle Chiaie di Lotta di Popolo in modo organico, quindi non so bene come... ci possono essere dei rapporti, insomma, che non sono strutturali, ma che comunque fanno riferimento. Diciamo che questo era un po' un ambiente, Signorelli, De Felice, Tantini, Graziani, così, era un ambiente di persone che fondamentalmente continuamente si intrecciavano le relazioni, gli incontri, indipendentemente poi dal fatto che uno fosse titolare di Lotta di Popolo e l'altro di Ordine Nuovo, quell'altro di Avanguardia Nazionale, insomma, ecco questo. Le risulta che Delle Chiaie avesse qualcosa a che fare con Lotta di Popolo?
Questo è quello che ho detto ora, cioè che De Felice mi disse che, lo diceva a proposito, c'era sempre stata la polemica Ordine Nuovo Avanguardia Nazionale, e De Felice sosteneva che bisognava farla finita con questa storia, con le storie su delle ghiaie, dicendo che era possibile cercare un accordo, e mi citava questo episodio, cioè che a questo manifesto programmatico avrebbero partecipato, ripeto, come racconto di De Felice, almeno lui, delle ghiaie, Tantini e non so poi se... Ha conosciuto Fiore Adinolfi, Fiore sì. Roberto naturalmente. Sì, Fiore Roberto. In quali occasioni e che rapporti ha avuto con loro? Beh, dunque, Dantini, dopo le prime riunioni organizzative, diciamo, tra virgolette, di Costruiamo l'Azione, per intendere questo gruppo, si mise a disposizione per fare opera di mediazione con la dirigenza di Terza Posizione, che lui considerava un po' dei suoi figliocci, sui quali comunque aveva un'autorità se non altro riconosciuta, anche se non, come ripeto, organizzativamente prevista, quindi non è che fosse il capo di Terza Posizione, però aveva un'influenza molto forte su queste persone. E quindi ottenemmo tramite lui degli incontri che dovevano essere degli incontri che avrebbero potuto portare a una sostanziale unificazione, se non altro politica, dei due movimenti, o comunque ad esempio alla creazione di un unico organo di stampa invece che di due, tanto più che esistevano delle posizioni di contiguità, ad esempio Rao faceva parte di questo gruppo poi definito di Costruiamo l'Azione, e nello stesso tempo, almeno all'inizio, era un delegato ai congressi di Terza Posizione, era il delegato della sua zona, quindi contemporaneamente viveva queste due realtà, che ad esempio al nord non erano affatto separate, nel senso che le stesse persone distribuivano Terza Posizione e distribuivano Costruiamo l'Azione, non c'era questa separazione che magari era molto più evidente invece a Roma. Questi colloqui non portarono nulla di fatto, insomma non ci fu nessuno sviluppo organizzativo, ci fu soltanto qualche altro piccolo episodio, ad esempio quello della moto che doveva essere usata per una rapina al sud, che fu reperita da Fiori Adinolfi, e poi ci fu anche una storia, insomma una specie di piccolo litigio, insomma, ecco. C'è stata un'occasione in cui De Felice chiese di poter amministrare lui i soldi provenienti dall'autofinanziamento? Sì, e questo diciamo che fu l'elemento scatenante, perché ci furono una serie di divergenze politiche sempre più forti, fino al punto in cui lui, un giorno che ero suo ospite e c'era anche Claudio Lanti, mosse delle critiche molto pesanti, molto violente al mio operare organizzativo. Io replicai in modo altrettanto violento e quindi si arrivò a una rottura. Però per la settimana successiva era convocata una riunione. Io non partecipai a questa riunione, mentre vi partecipò Calore. E in quella sede De Felice esternò finalmente il vero motivo della sua violenta diatriba, cioè che era, diciamo, la cosa originariamente era nata nel senso che doveva essere lui il centro di tutta questa serie di attività, soprattutto economiche, nel senso che noi dovevamo reperire questi soldi e versarli, poi sarebbero stati impiegati. Mentre per la diversità politica che si era andata configurando e per tutta un'altra serie di motivi, poi questi soldi dell'autofinanziamento venivano gestiti direttamente da me, da Calore e dagli altri partecipanti a queste attività più precisamente illegali. E De Felice ritenne che questo fatto era grave al punto da determinare una rottura definitiva. Lei ha già detto in altra occasione, e ricordo che lo ha detto anche qui in quest'aula nel processo Amato, che Salomone, il giornalista, mi sembra recentemente scomparso, sì, aveva una lista di magistrati aveva l'orario dei turni dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma.
Ma guardi, io posso confermare quello che ho già detto. Che non li aveva per leggerseli per conto suo, ma con qualche scopo. Cioè, ecco, glieli fornì. Conferma questa circostanza? Sì, con la conferma. Voglio precisare, anche perché avevo già precisato prima, e comunque non voglio che le cose siano diverse da quello che erano, che in questo caso c'era una specie di gioco delle parti. Nel senso che io non chiesi esplicitamente questa lista per i motivi che saranno evidenti a tutti. D'altra parte Salomone, pur intuendo questi motivi, non esplicitò né dissensi né consensi e si limitò a consegnarmela. Perché appunto era una di quelle persone che viveva in modo ambiguo questo tipo di rapporto, anche perché lui aveva iniziato il rapporto era iniziato con De Felice e il tipo di progettualità politica che esprimeva De Felice era in quel momento diverso, diciamo che noi stavamo diventando un pochino pericolosi perché c'erano degli attentati, c'erano delle cose di un certo tipo. Lei ha dichiarato: per quanto riguarda il professor Semerari, ricordo che sua moglie due o tre mesi dopo il suo arresto a Bologna riferì a mio padre che suo marito era allo stremo, non riusciva a sostenere il regime carcerario e si apprestava alla stesura di un memoriale accusatorio. Sul momento non capii il senso di quella frase che suonava come una sorta di avvertimento. Conferma questa circostanza di aver ricevuto dalla signora Semerari questa dichiarazione? No, non la ricevetti io, fu un... Il racconto, sì, una cosa detta a mio padre. Cioè, nel senso che stava per crollare, come si dice in gergo, sì. Questo memoriale accusatorio riguardava cosa? L'attività vostra? Le parole sono esattamente queste, non è stato esplicitato più. Non è stato detto di più. Lei dice: Semerari, fra la fine del 78 e gli inizi del 79, in presenza di De Felice Fabio, mi disse che per aprire una possibilità nostra su Napoli dovevamo consegnare un fucile a pompa e una pistola silenziata ad ambienti della camorra napoletana. Sì. Ritenni che si trattasse del gruppo facente capo a Pupetta Maresca, poiché in quel momento, su indicazione di Semerari, Pariboni Franco, autista di De Felice e grafico di Ordine Nuovo, lo stesso De Felice e Peppino Pugliese erano stati a Napoli, poiché in quel periodo si dedicavano al traffico di giubbotti militari ed altro abbigliamento con Pupetta Maresca. Conferma questa circostanza? È vero che nel 78 De Felice e Semerari la incaricarono di assumere informazioni su persone nei confronti dei quali si potevano esperire dei sequestri di persona, dei tentativi di sequestro? Sì, è sempre in relazione poi al legame, in primo luogo in relazione al discorso Giuseppucci, cioè una delle possibilità che erano ventilate era quella di fornire una serie di indicazioni, quindi di fare da basisti, come si dice, poi ricavandone naturalmente un utile. Loro chiesero a lei queste informazioni? Era un'idea di De Felice e Semerari, di fornire, non so se questa idea venisse da altri colloqui avuti con questi elementi, con Giuseppucci o con altri, comunque la cosa mi fu prospettata in questi termini, cioè di trovare informazioni e quindi fare uno studio di fattibilità di sequestri di persona da fornire poi a questo gruppo, che naturalmente avrebbe pagato. Avrebbe, l'utilità di questa operazione sarebbe stata una tangente? No. Lo disse esplicitamente? Sì, lo disse esplicitamente, ma voglio dire, qui stiamo per, molte volte bisogna saltare uno dei progetti fondamentali di De Felice, poi iniziale, era quello di costituire una grossa base finanziaria e soprattutto una serie di rifugi all'estero, una serie di cose per garantire una tranquilla permanenza nel caso di difficoltà almeno ad alcune persone, quindi c'era questa ricerca abbastanza affannata che andava al di là delle necessità organizzative per De Felice. Per questo poi ci fu lo scontro sui soldi, perché questi venivano gestiti per acquistare armi, per fare tutta una serie di cose per il giornale, mentre invece De Felice riteneva che prima di tutto dovessero o dovessimo, se vogliamo, i responsabili assicurarsi un retroterra abbastanza comodo, insomma, e poi casomai, ecco. Lei ha fatto una ricognizione in occasione del confronto con Calore, avvenuto davanti al pubblico ministero Mancuso,
il 25 febbraio 85. Riconosco nella foto numero 1 il mitra MAB identico ad una delle armi che consegnai a Giuseppucci, Franco il Negro, in sostituzione di armi che mi aveva affidato in precedenza e che erano andate perdute perché ritirate da altri. Dell'argomento abbiamo già parlato, lei conferma la ricognizione sì. In fotografico. Nell'ambito di quale procedimento è stato effettuato quel confronto? Quello che ha... questo. Ah, via la calunnia. Ah. Calunnia. Ah, la calunnia. Le risulta che ci fossero rapporti fra Facchini e Ballan? Lei ha conosciuto Ballan? No. Sì, ho parlato di milanesi, però non posso fare riferimento a nessuno. All'inizio del 79 mi sono ricordato che all'interno dei miei rapporti politici e operativi con Facchini, Massimiliano, questi mi riferì che era un suo radicato proposito quello di realizzare un attentato contro un giudice veneto. Conferma questa circostanza? Le fece il nome del giudice? Sì, però ora sinceramente non so ricordarlo. Le disse anche le modalità dell'azione, i suoi progetti almeno? Guardi, ricordo che me ne parlò, soprattutto me ne parlò Rao, mi parlava di una strada, di una cosa, però ormai è un ricordo molto confuso. Probabilmente, insomma, qualche anno fa ricordavo un pochino più precisamente. Pedinamento di Rao da parte. Sì, sì, pedinamenti che fece Rao e quindi Rao aveva studiato la fattibilità della cosa, però insomma non ricordo particolari più conclusivi. Bene, a questo punto sospendiamo la discussione del testo che sarà ripresa domani alle ore 9.